E allora, come promesso, dovremmo essere in collegamento con il collega Ermanno Bidone dall'autogrill di Stradella. Buonasera Ermanno, ciao. Sì, buonasera Francesco. Allora, cosa sta accadendo a Stradella, in particolare all'autogrill? Allora, qui all'autogrill di Stradella Sud è iniziato da qualche minuto lo sciopero. Come annunciato, ci sono molti dei 37 dipendenti che attualmente lavorano in questo punto di ristoro. La protesta che sta andando in scena riguarda il taglio annunciato dalla società Autogrill. In questo caso riguarda 8 dipendenti, di cui 6 full time e 2 part time. Si tratta di un taglio di circa il 20% del personale, probabilmente il caso più eclatante a livello addirittura nazionale. Io sono qui con Pino De Rosa, responsabile dell'UGL terziario, a cui comunque potete chiedere ulteriori informazioni in merito. Grazie, allora lo sentiamo Pino De Rosa del sindacato. Buonasera, buonasera De Rosa. Buonasera a voi e grazie. Stiamo vedendo delle immagini che appunto ci arrivano proprio dall'autogrill di Stradella. In questo momento appunto c'è mobilitazione e voglio capire perché si è arrivati a questo punto, perché è stato necessario arrivare a questo punto. Beh, perché il 23 gennaio Autogrill S.p.A. ha aperto una procedura di mobilità, la legge 223, ci sono stati gli incontri per tentare l'esame congiunto che cerca di trovare appunto delle soluzioni alternative ai licenziamenti annunciati, che sono 6 full time e 2 part time solo per Stradella Sud, ma sono 140 dipendenti in 60 locali su tutto il territorio nazionale. Ad oggi siamo quasi alla fine dell'esame congiunto, del periodo previsto dalla legge, e non si è trovata una soluzione per Stradella Sud per una chiusura, secondo noi, pretestuosa da parte dell'azienda rispetto a delle proposte che con i lavoratori avevamo avanzato. Ecco, posso chiedere, lo abbiamo spiegato prima, perché proprio oggi come data di questa protesta? C'è un significato ovviamente. Il significato è dato dal fatto che il venerdì della settimana di Pasqua si prevede il passaggio dei clienti per le partenze di Pasqua, e quindi è un momento in cui si spera di creare il maggior disservizio e di dare un segnale forte all'azienda per dire che comunque i lavoratori di Stradella Sud non accettano né i licenziamenti né le soluzioni proposte dall'azienda, che sono drammatiche, perché si tratterebbe o per i lavoratori di ridursi l'orario e di trasferirsi, o addirittura di ridursi considerevolmente, di quasi la metà, il proprio orario di lavoro a tempo indeterminato, mentre la nostra proposta era per esempio quella di dire: sì, va bene, riduciamo gli orari dei lavoratori, ma li riduciamo temporaneamente nei periodi in cui si lavora meno, per esempio da ottobre a marzo, e per poi come dire, spostare l'orizzonte ad un anno e capire tra un anno se succede qualcosa, se migliora la situazione del traffico, cosa accade con la ristrutturazione dell'altro punto vendita, sempre della società Autogrill S.p.A., che è quello di Stradella Nord di fronte, rispetto al quale l'azienda ha dichiarato l'inizio lavori a settembre 2012 ma non ha ancora cominciato, e che crescerà come estensione di oltre il 20%, quindi si presume che magari qualche lavoratore potrà essere impiegato di fronte. Certo. De Rosa, spieghiamo anche ai nostri utenti e ai telespettatori, insomma, che tipo di disagi potrebbero verificarsi nelle prossime ore e fino a quando questo sciopero avrà, diciamo, luogo. Allora, lo sciopero avrà luogo stasera fino alle 22. Poi non abbiamo ancora deciso, ma potrebbero esserci altre forme di agitazione nei prossimi giorni, quindi abbiamo fatto una dichiarazione, abbiamo già aperto lo stato di agitazione ormai da diverso tempo con Autogrill S.p.A. su tutto il territorio nazionale, come UGL terziario, ma ci sono anche altre sigle sindacali che in altri locali stanno facendo altrettanto, e quindi probabilmente nei prossimi giorni potrebbero esserci altri disagi, però onestamente saranno disagi che noi annunceremo all'ultimo momento, insomma. Certo. Ecco, le chiedo un'ultima cosa, De Rosa, l'umore dei lavoratori, insomma, al di là della protesta c'è speranza, c'è rassegnazione, c'è rabbia, qual è l'umore adesso di questi lavoratori? Allora, i lavoratori hanno affrontato questa vicenda con molto buon senso. In una prima fase hanno avuto un atteggiamento estremamente collaborativo, hanno cercato di far capire all'azienda che sono disposti anche a fare dei sacrifici per venire incontro alle esigenze dell'azienda. È chiaro che con il passare del tempo subentra non certo la rassegnazione, ma subentra lo sconforto ed ovviamente la rabbia. Credo che da diversi anni non si verificasse che a Stradella Sud tutto il personale in turno uscisse nel momento in cui si faceva sciopero, infatti adesso il locale ha i turni coperti soltanto da
parte della direzione, alcuni dei quali avevano anche smesso di lavorare, per esempio alle 15, e sono venuti a lavorare di nuovo appunto per in qualche modo sabotare lo sciopero. Però i lavoratori, il personale in turno è uscito tutto dall'autogrill. E stiamo vedendo infatti le immagini. Esatto, e quindi anche quelli che erano a casa, che oggi non lavoravano, sono venuti a prestare la propria solidarietà ai lavoratori che erano intorno. Anche qualcuno di qualche altro locale autogrill vicino è venuto appunto per esprimere la propria solidarietà. È chiaro che in questo momento è un momento di crisi la viviamo tutti, la viviamo anche a casa nostra, però noi abbiamo preparato un volantino e ci tengo a dire appunto questo, che secondo noi la crisi si affronta con i lavoratori, non contro i lavoratori. Io la ringrazio De Rosa e ci tengo aggiornato ovviamente anche sulle prossime iniziative. In bocca al lupo, buon lavoro, e vorrei chiudere insomma con il collega Ermanno. Grazie intanto De Rosa, grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Allora chiudiamo magari con Ermanno che è lì sul posto. Ermanno? Sì, buonasera ecco. Francesco, qui appunto sta continuando lo sciopero, noi rimaniamo qui appunto ed eventualmente torneremo ad aggiornarvi successivamente. Grazie Ermanno, buon lavoro, grazie mille, complimenti, grazie. Grazie a voi, buonasera.